La contrada dell'Aquila. La contrada dell'Aquila, il cui simbolo è appunto l'Aquila bicipite, che fu concesso da Carlo V, famoso imperatore sulle cui terre non tramontava mai il sole. No? Lo sapete che cosa si diceva? Forse lo sapete benissimo. E lui parlava spagnolo con la corte, francese con la diplomazia, italiano con le signore e tedesco con gli animali. Però c'è un fondamento ragionevole in questo, perché l'addestramento dei cani, la lingua tedesca è molto più secca, quindi lo capisco molto. Oh, un'altra cosa importante, voi vedrete in ogni vetrina, ogni singola vetrina, una piccola brooche con dipinto assolutamente il simbolo istituzionale della contrada, nel più assoluto rispetto. Ed è questo. Oh, qui i colori naturalmente sono il nero e il giallo con delle liste azzurre. Ogni tanto forse mi sono dimenticato qualche lista, qualche cosa. Mi è stato fatto notare nella contrada dell'Oca la mancanza del rosso. In realtà c'è il rosso, ma non ho messo pochissimo. Oh, vi devo raccontare un pezzo su questo bracciale molto divertente. Allora, nella mostra in Lussemburgo c'è stata la Gran Duchessa che apre nella preview gli era piaciuto e lo voleva provare. Allora, mio figlio gli ha aperto la vetrina. Mio figlio si era intimidito, no? Di questa cosa, per cui ha aperto la vetrina e la Gran Duchessa lo voleva vedere. Allora, lui che ha fatto? Per mostrare, se l'ha messo al polso lui. Naturalmente, tutti i peli che gli uscivano fuori, tutti a ridere come fuochi. Eccola, gli orecchini sono carini. Tu hai detto a Giuliano, voleva la gratuita, voleva vederlo Il sul pino polso. Ah, voleva vederlo sul polso. Oh, qui le pietre sono topazi ionici. Topazio, attenzione, facciamo un distinguo. Topazio vero è una cosa diversa dal topazio citrino. Questi sono topazi citrini. Topazio vero è l'unica pietra che ha la stessa vibrazione del diamante, e tra le altre cose è costosissima, tra le altre cose. Oh, passiamo al bruco. Il bruco contrada nobile perché nel 1360, mi sembra, le sue milizie si distinsero contro le milizie di Carlo IV di Boemia. Si distinsero in modo particolare e per questa cosa gli fu attribuito il titolo di nobile. Oh, qui avevo un problema, come dovete pensare Scusa. sempre che queste cose sono fatte non solo per essere montate, ma anche per essere indossate. Io qui avevo Sai, un non c'è. problema. No. Come fa il signore a portare il bere buoni? Ce lo domandiamo pure. E allora ho pensato di organizzare la rosa, naturalmente ho fatto la rosa di Milano, e i colori sono il verde e il giallo. Qui c'è sempre la andiamo. Questo mi rappresenta proprio lo stemma d'oggi. Oh, questa è la chiocciola. E con passo grave e lento intanto sembra la chiocciola trionfante. Allora, qui ci sono, le pietre sono radici di rubino e topazi. Oh, il pezzo centrale è molto interessante, guardatelo bene da vicino. Questo è stato tutto realizzato a lastre e filo, quindi vedi, anche la terza dimensione, che non era una cosa facile da realizzare usando lastre e filo. Invece siamo riusciti a realizzarla. Questa l'ha fatto la mia migliore del laboratorio. Una ragazza, Chiocciola? sì. Con le Non è male, Io lo dichiaro, sono sindrome di Stendhal. siamo soltanto Oh, naturalmente, vedete, ho una pensato chioccia. anche agli uomini, con dei gemelli. No, giuro, giuro. L'avete visto? Ci sono anche tutti, oh, tutti i gemelli, Sì, io l'ho sempre visto. col cameo. Oddio, sono delle voci, ci vorrebbe delle ore, Ed ecco la sono civetta. veramente molto La civetta vedo nella porta. Non c'è scritto
capire se sono la cosa che mi sta ricevendo. La cinetina, usata sul ramo. Non ci vede che c'è il ramo. Avevamo fatto questa civetta su siccome le colori della civetta. Io ho fatto la civetta, immediatamente ripreso a parlare a casa. Non scherziamo, in realtà l'abbiamo preso, tolto quel ramo, abbiamo messo il ramo di colato nero. Un'altra cosa che vogliamo fare, aggiungere degli oggetti. Io già li sto progettando. Il pensatore ha pensato delle palle. Questo è molto bello. Quindi sto pensando anche ad altre cose. Oh, questo è il drago, questo è una, c'è una storia particolare. Questo è stato il primo pezzo. Il primo pezzo fatto in assoluto di questo cavallo. Spiego anche il perché. Il drago è uno degli animali fantastici che maggiormente rappresentato. Cioè entra proprio con